Buongiorno, oggi vi parlerò del libro di Edward Luttwak, La grande strategia dell'impero romano. È un saggio del 1976, questa che vi ho fatto vedere è un'edizione, la dodicesima edizione Superbur del 2010. 1976 nella edizione originale statunitense, 1986 prima edizione italiana e quindi siamo arrivati a 12 edizioni. Perché questo libro, secondo me, è interessante? Oltre al fatto che per forse la prima volta uno stratega, ricordiamoci che Luttwak, noto personaggio poi televisivo italiano nei passati anni, era un consulente per lungo tempo del Pentagono americano, no, dell'esercizio, diciamo così, militare americano, delle forze militari americane. È forse la prima disamina profondo della strategia globale dell'impero romano da un punto di vista militare, no? Ed è la strategia non della Repubblica Romana, non quindi dei tempi di Cesare, ma a partire da Augusto fino a circa Diocleziano, quindi dal primo al terzo secolo, 3 secoli abbondanti di strategia militare romana. Perché Luttwak, che è uno stratega militare, che fra l'altro comunque è un uomo di buone letture classiche, naturalmente, ha deciso di scrivere questo libro? Perché fa un paragone con, diciamo, le forze imperiali dell'oggi o dello ieri. In qualche modo, è un libro che cerca di suggerire anche alla potenza americana, che è in via di cambiamento negli ultimi anni, ma che ancora negli anni 70 era davvero egemone assieme all'URSS, che stava comunque contraendosi, no? A livello globale. Quindi questo libro qua della strategia romana vuole essere una specie di monito per l'impero americano da parte di Luttwak. Qual è l'idea centrale del libro? Che i romani hanno resistito come potere imperiale per una ragione principale, perché usavano la forza militare come dissuasione, quindi non erano questi combattenti che cercavano l'eroismo in battaglia, diciamo Alessandro Magno, no? E cose di questo genere, erano molto attendisti e cercavano di usare la forza militare politicamente. Quando affrontavano le battaglie cercavano soprattutto di non perderle, consolidavano molto bene sempre le loro vittorie e questa idea della dissuasione parte anche dal fatto che si ritenevano sempre in qualche modo in guerra, non c'era bisogno di una guerra aperta perché loro prendessero le loro decisioni, no? E quindi anche qui in qualche modo Luttwak strizza l'occhio a metà degli anni 70 che, anche se non era una guerra dichiarata, naturalmente la guerra fredda lo era. È un libro di estremo interesse culturale, si può essere naturalmente d'accordo o no con le idee di Luttwak, ma effettivamente l'impero americano, quando era ancora tale, diciamo una quarantina d'anni fa, aveva questa forza di dissuasione, secondo Luttwak, ereditata, diciamo, dalla tradizione dell'impero romano.